Ci troviamo nel mese di novembre, sono i primi giorni del mese e vedete come la vite si presenta con questa fenologia. Abbiamo le foglie che stanno diventando gialle e piano piano vedrete che inizierà il fenomeno della filoptosi, anzi vedrete come a terra è già iniziato. La caduta delle foglie è il punto chiave, diciamo, che è l'inizio della potatura. Quando la parete diciamo della vite del nostro vigneto sarà totalmente spoglia dalle foglie, allora è venuto il momento di potare, quindi siamo in prossimità della potatura. Cosa succede? Succede che la pianta ha traslocato tutti i metaboliti dalle foglie ai tralci, che ormai si sono lignificati, e quindi c'è già avvenuto il fenomeno dell'agostimento, come si dice, i nostri tagli sono lignificati e quindi siamo in prossimità della potatura. Ci troviamo davanti a una spalliera di cordone speronato che nelle nostre diciamo latitudini e quindi nelle nostre regioni dell'Italia centrale, insieme al guyot, è la forma di allevamento più utilizzata per la coltivazione della vite. Breve spiegazione di che cos'è un cordone speronato. Cordone speronato, forma di allevamento della vite dell'Italia centrale e non solo. Forse è la forma di allevamento più utilizzata nella vite in Italia. Che cos'è un cordone speronato? Cordone speronato è la vite viene allevata molto bassa, col filo di banchina a 80 cm, ceppo, branca. Sulla branca esistono 1, 2, 3, 4 punti vegetativi in questo caso, ma possono essere molto di più, 1, 2, 3, 4, 5, in cui questi punti vegetativi non sono altro che dei candelabri. Via via questo candelabro si evolve verso l'alto e evolvendosi e crescendo progressivamente verso l'alto porta inevitabilmente la pianta ad andare in altezza, cosa che non dobbiamo fare. E quindi con la potatura cerchiamo di schiacciare nuovamente la pianta verso il basso. Su questi punti vegetativi, come da norma e come da tecnica del cordone speronato, alla potatura secca, che avviene appunto nel mese di novembre-dicembre, bisogna creare uno sperone. Questo sarà lo sperone dell'anno passato che andrà tolto, sempre nel rispetto della corona, che è questa qui, quindi qui andremo a tagliare, mi raccomando, sempre nel rispetto della corona, e prenderemo che cosa? Il nuovo sperone sarà questo, che è posizionato più in basso, il germoglio più in basso rispetto al cordone, perché noi in questo caso noi facciamo un taglio di ritorno. Il taglio di ritorno vuol dire sostituire uno sperone che sta andando in alto, perché noi non possiamo prendere questo come sperone, perché se no l'anno prossimo saremo quassù. Noi dobbiamo tornare in basso con la tecnica, con la potatura secca. Quindi noi dovremo cercare uno sperone che sarà più in basso rispetto a quello dell'anno precedente. Quindi il nostro sperone per l'anno prossimo sarà esattamente questo. Quindi noi faremo corona, prima gemma franca, e noi taglieremo qui. Questo lo esporteremo con il rispetto sempre della corona e qui possiamo decidere se farlo o meno, se metterci un ulteriore sperone. Ora, diciamo che sembrerebbe abbastanza sano questo punto vegetativo, quindi volendo, se noi vogliamo più uva, faremo uno sperone anche qui. Questo è in sintesi la potatura della vite su una forma di allevamento allevata a cordone speronato. Una delle cose che limitano e che portano alla degenerazione della vite è senz'altro ripetere anno dopo anno la potatura. Cosa succede? Succede che con la potatura secca si iniziano a formarsi una serie di tagli via via ripetuti anno dopo anno sul punto vegetativo, o candelabro o cornetto, come dir si voglia. Questi punti vegetativi, vedete, sono posizionati in maniera anche non uniforme, perché la potatura è in questo caso è stata realizzata non tanto bene. La scelta del cordone dovrebbe essere sempre in asse col filo di banchina,
questi due possano esserlo, questo sicuramente no. E qua, proprio per vedere, per cercare di sfruttare questa parte, hanno iniziato a formare un altro gruppo, un altro punto vegetativo, in una posizione non molto felice, e vedete come comunque sia piano piano il nuovo sperone che si utilizzerà qua, che verrà diciamo realizzato qua, è in una posizione non del tutto idonea. E la cosa che voglio farvi capire è che il cordone speronato porta inevitabilmente alla morte della pianta, cioè più che alla morte, alla degenerazione lenta, perché si accumulano tagli successivi sempre nello stesso punto. Vedete qua che ammasso, si è creato un ammasso di tagli. Infatti il prossimo taglio sarà qua, quello dopo sarà qua di nuovo, e quindi si ha un ammasso di questo corno che inevitabilmente crescerà e mi porterà la pianta sempre verso l'alto. Che cosa succederà? Succederà che nel corso degli anni questo candelabro sarà costretto a abbassarlo, e quindi che cosa succederà? Succederà che qua mi si svilupperà di nuovo da una gemma avventizia un traccio e andrà a sostituire questo. Questo inevitabilmente porta alla formazione di un cono di disseccamento che mi impedirà poi il flusso linfatico su tutta la branca, e inevitabilmente alla morte lenta della vite. Ed è per questo che adesso si stanno realizzando, ormai da qualche anno, nuove tecniche di potatura in cui il taglio posto durante la potatura secca, la potatura invernale, non è mai su legni così vecchi, ma sempre su rami di uno, massimo due anni, proprio per evitare che si formino coni diciamo di disseccamento molto profondi, e potando sempre sul legno giovane la vite riesce in qualche modo a bloccare la formazione di questi coni di seccamento, o meglio sia la formazione di un cono di seccamento molto corto che non vada mai a incidere sul flusso linfatico e quindi sulla morte della pianta. Perché poi in sintesi potare successivamente anno dopo anno sempre nello stesso punto porta dei coni di seccamento molto profondi che vanno sempre a incidere sul flusso linfatico, e quindi piano piano vedete la morte della pianta stessa, perché la vite non è altro che una liana, e che è un tubo. Più il tubo viene sottoposto a pressioni, e quindi a come se ci fosse un dito, e il flusso linfatico viene impedito, e quindi nell'ultima parte la vite tenderà a avere meno sviluppo, meno produzione, e quindi piano piano ha una degenerazione sempre più lenta. Vi aspetto numerosi al nostro prossimo corso. Un saluto dal dottore delle piante, Luca Franco.